tutto a posto. Ma qua si può fare un po' di pugilato, un po' di allenamento in questo bel posto, no? Pugilato? E qua è perfetto, ma perché tu sei pugile? Ma come sono pugile? Io sono Alessandro Rinuccini. Ma lei ha le occhiaie, cioè c'è due occhiaie? Ah, ma sei mica, l'ho riconosciuto, ma questo è perfetto il posto. È perfetto, è bellissimo qua. Qua puoi correre, puoi allenare, poi oh, se sei abbastanza forte puoi prendere pure a cazzotti gli alberi secolari. infatti adesso vediamo un attimo come organizzare l'allenamento. Scuola di botte. Siamo di scuola di botte e meniamo tutti i bulli, i ciccioni e quelli brutti. Se tu vuoi vincere colpisci sotto, non la faccia, non la spalla, nemmeno il naso rotto. Senti, ma raccontami un po', ma com'è andato sto match? È benissimo andato, io ero molto preoccupato di questo avversario sinceramente, perché sulla carta uno di quelli che aveva più esperienza, perché a mio avviso aveva combattuto con persone veramente forti. Anche nelle poche occasioni in cui ha perso ha comunque raggiunto la decisione unanime o split, e quindi se l'è fatti questi round, se l'è combattuti con avversari veramente forti. Io, venendo dalla kickboxing in diretta, ricordiamolo, dal Palamacchia di Livorno e tutta Italia, e non solo tutta Italia, ma su Sport Italia 2 ci stanno guardando all the world. Titolo mondiale, ricordiamo, fra Alessandro Rinuccini e Rashid Boumalek. Non ho quell'esperienza di pugilato di dilettante. Comunque i match ce n'hai tanti ormai. Match ne ho tantissimi. Perciò mi dicevi, sta avversario era tosto. Era tosto, anche se non si è visto, era tostissimo. Io ho visto gli incontri su internet. Oltre che essere mancino, e combatteva spesso anche nella guardia normale. E io mancino, so che vuol dire che io sono mancino, e quando poi cambi la guardia è proprio la cosa che te frega. Eh sì, perché comunque il destro lo mette in difficoltà il mancino, perché non è una cosa usuale. Io mi ero fatto sulla mia mente il discorso di giocare molto sul tronco e di chiudere le distanze, perché tecnicamente era, almeno dai video, palesemente superiore a me in quanto. Te l'hai ristudiato? Me l'ero studiato, sì, perché ci sono tanti video che lo riguardano internet, quindi ne ho approfittato, e col mio allenatore avevamo proprio pianificato di colpire molto al corpo. E infatti è quello che poi mi ha colpito, perché io poi ho parlato di te in un video e ho detto, vedi, sì, comunque sto ragazzo io non te conoscevo, nel senso che non avevo seguito, poi tanti pugili spesso non li conosci, ho detto ha fatto un bel lavoro perché ha lavorato tanto al corpo, che è stata la cosa fondamentale. Il lavoro al corpo che hai fatto è una delle cose che io predico sempre. Io poi insegno sempre pugilato, non è che combatto, figurate. Però tanti ragazzi subito vanno a puntare al viso, ma io spiego, guarda, la testa è piccola, si muove, è un bersaglio più difficile, è vero che è visibile, ma poi il corpo ti fiacca. Esatto. È stato quello poi l'effetto. È stato quello. Io ho avuto anche fortuna, tra virgolette, perché l'ho colpito al corpo e l'ho preso subito al fegato. A un certo punto, io riguardando il video di DAZN, ho visto proprio che ha piegato le gambe, perché quando colpisce il corpo non è che senti proprio se il colpo è stato assestato bene. L'ho visto che l'ho preso, poi lui ha accusato. Allora, visto che c'era anche questo divario tecnico, almeno a mio avviso, tra me e lui, ho cercato di chiudere le distanze dopo che ha accusato e di concludere prima del limite. Come si dice in Messico, ho odorato il sangue, come una squalo mi sono gettato. E te sei fiondata, appena vedi che è ferita la preda. Esatto. E quella è una cosa fondamentale. Ascolta, e tu sei riuscito a prendere il titolo WBC. Il titolo mondiale Silver. Silver, e facciamola di sta cintura, vai. Che almeno la prima volta e facciamo vedere, guarda, questa la tengo io, che vai. Guardate che roba, ragazzi, cioè sto ragazzo mazza che roba pesantissima, poi sì, ma sopra ci stanno, sopra vediamo un po', vabbè, ci sono Ali, Mohamed Ali, il mio avversario, e il presidente defunto Don José Sulaiman, presidente onorario, il padre di Maurizio Sulaiman, e questo sono io. Cioè, quindi gli sfidanti e... Ammazza, ma sta foto... No, guarda, lasciamo perdere la foto, perché veramente... Cioè, mi sono... se non me lo dicevi... Ma chiedetemela la foto! Non l'avevo capito! Fatta vedere, perché veramente, almeno si fa due risate! Ciao, Canetto! Una situazione critica lì! Però dai... Mazza, veramente bella questa, sì, e questa ti rimane sempre, sì. Non è che la perdi. Allora, se vuoi, cioè, spieghiamo come funziona quelle cinture, certo, sia nella kickboxing che nel pugilato. Si vince il titolo... Questa poi mette, quando lusso. Quando la guarda così la indossi per tutta l'intervista. Che lusso, no, ragazzi. Ecco. Il cicalone.
Ma che ne sapete, c'ho la Silver VBC. Praticamente si vince la cintura, poi quando si mette in palio, come ho fatto in questo caso, perché io ho vinto la cintura d'ottobre in Messico, poi l'ho rimessa in palio con questo messicano qua in Italia, l'evento che hai visto anche. L'ho consegnata al supervisore, poi cosa succede? Se, come è andato in questo caso, io vinco l'incontro, mi riprendo la mia cintura, non è che ne viene fatta un'altra, io fino a che difendo il titolo mi tengo questa. Nel caso, adesso non faccio neanche più le corna perché l'incontro è passato, però nel caso avesse vinto il mio avversario Ivan Alvarez, il supervisore la metteva a lui, faceva le foto di rito, poi me la restituivano e il WBC gliene spediva una nuova casa. Questo funziona per tutti così. Anche figata così, no beh, è bello, cioè se, immaginavo che fosse così perché poi effettivamente è un ricordo importante. Esatto, è un ricordo veramente importante, poi magari uno se l'è pure personalizzata, se l'è firmata, dietro c'è scritto, bisognerà mettere Way Division, ecco, Champion, si possono scrivere un po' di note, perciò da questo punto di vista è fighissimo. Perciò in Messico hai fatto tanti match, ho visto. Sì, ho fatto 21 incontri professionistici. E com'è combatto in Messico? Patria, intanto dei tanti guantoni e vabbè, dei picchiatori senza... basta ricordare Chavez. Chavez, ancora lui è dentrissimo al mondo del pugilato. Perché sì, io gli ho dedicato proprio un video a Chavez. Uno che veramente si è vinto 80 e passa incontri di seguito. Lui è stato veramente, penso, il pugile più grande se della storia messicana. Tu pensi, i nostri oggi dicono... 50 senza sconfitta, no, Mayweather. Ma quello ne ha fatti 85, okay, 87, anche ma più è ricordo. Imbattuto addirittura, una cosa del genere, imbattuto, sì, poi ne ha fatti ancora di più. Poi è normale, uno che fa tanti incontri prima o poi lo perde. È normale, se io mi vado a fare 50 incontri in tutta la carriera e mi seleziono, cioè, esatto, è più difficile, io vado a perdere. Io non voglio togliere niente a Mayweather che mi piace, no, ho fatto un Mayweather video su di lui. Ha fatto incontri buonissimi, poi te le ho usate nel tuo video, sì, se non sbaglio. Sì, guarda, tre sono i pugili che io ho elogiato. Uno mi manca di fare il video, Mayweather imbattuto, sì. Rocky Marciano, vabbè, non c'è storia per nessuno. Quando il pugilato era il pugilato, tra l'altro, Rocky Marciano. Esatto, quando veramente semenavano, che poi Rocky Marciano, al di là che pesava poco e tutto quanto, è uno che di incontri in realtà ne ha fatti pochi per l'epoca, perché se pensi a Sugar Ray Robinson, quanti cacchio ne puoi fare. 200 fatto. Quasi ne hanno fatti, quelli attivissimi, esatto, in quel periodo. 200 incontri a quei livelli, con quei guantoni, ai tempi, no, era veramente un massacro. In quel periodo c'erano 8 categorie di peso e un titolo mondiale. Non c'era WBC, WBA, c'era il titolo mondiale unificato. Quindi c'era 8 persone al mondo che erano campioni del mondo. Non che ora sia facile essere campioni del mondo. No, però magari adesso è anche... Cioè, è vero che sono aumentati pure i pretendenti, perché il pugilato si è esteso di più. Ai tempi magari lo faceva meno gente, più affamata. Questo probabilmente è il terzo che dicevo, è Joe Calzaghe, che ancora non ho fatto nessun video, che tra l'altro è italo-inglese. Dalla Sardegna all'Inghilterra, sì, praticamente. I genitori mi sembrano sardi e lui è nato in Inghilterra ed è un altro degli imbattuti. Ed è un pugile, secondo me. Un grande campione. Esatto, che varrebbe la pena parlarne. Prossimamente ne parleremo, magari. Tu hai combattuto in Messico. Tu poi, tra l'altro, sei un peso abbastanza compatibile con i messicani. Ma sì, io ho spaziato i primi incontri, ho fatto addirittura da Super Piuma. E poi ho fatto. Vinsi il primo mondiale della World Boxing Federation, una federazione minore, tra virgolette, nei pesi leggeri. Del 2017 e poi sono passati i pesi welter perché tutte le volte puntualmente avevo problemi con il peso, ma soprattutto perdevo, mi bruciavo molta massa muscolare. Io avendo un pugno, una potenza, cioè dalla mia parte più che la tecnica, abbiamo deciso con l'allenatore che sali un pochettino, sì, detieni la tua massa muscolare e... E come avete visto, riesco bene anche nei pesi welter per adesso. Comunque ho incontrato non super campioni come Mayweather o Porter adesso, però con un buon contratto, gente comunque dal record positivo e le cose stanno andando bene. Io sono dell'idea che chi si muove e si confronta anche fuori, specie in un paese tosto, perché ripeto, a livello di pugilato, Messico, Cuba, Stati Uniti, cioè parliamo di eccellenze, a parte tutto, specie nella categoria di peso tua. È molto affollata comunque. Esatto, Messico, eh. Perché sai, in conto andavi a fare in Messico il super massimo. Sono fuori. Erano tre, due ciccioni, uno scureggione e li buttavi giù. Però andare nella categoria, quella tra le più affollate, vuol dire andarsi a mettere contro avversari locali anche in certo calibro. Sì. Perciò tu hai fatto grosse esperienze in Messico, ma mai detto pure a Cuba. È stato proprio l'inizio. La mia storia è che io prima sono diventato campione del mondo di kickboxing. Nel fa-
fare kickboxing, il mio allenatore al tempo mi diceva che peccavo delle due tecnicamente nella parte pugilistica. Poi un difetto che effettivamente hanno tanti, io in prima linea nel tempo della kickboxing, è quello di non tirare quasi per niente i colpi al corpo. Sì, no, ma io ho fatto più o meno un percorso simile al tuo, tanti anni kickboxing. Quando sono andato la prima volta a fare pugilato, sono stato io sul ring, io ho detto al proprietario della palestra: oh, ma io ho vinto il titolo italiano di kickboxing qua, sì, là, fammi salire sul ring con uno che voglio vedere un attimino come vado. Calcola, ho preso tante quelle botte quel giorno, ma tante, perché non c'hai quella continuità, quel lavoro, è tutta un'altra cosa. Ci ho messo 6 mesi per iniziare a non prendere botte, immagina che differenza abissale che c'è. Io sono dell'idea che, bene o male, venendo da un livello alto sia di kickboxing che di pugilato, il pugilato sia palesemente uno sport tra virgolette più difficile della kickboxing come tasso tecnico, perché il campione del mondo di pugilato è tecnicamente più preparato a livello oggettivo, secondo me. Sì, la continuità, io credo che la quantità di colpi, la continuità, la specializzazione che c'è in quello è il massimo, secondo me. Perché sì, esatto, oggi tanti ti dicono: ma io vado a fare la Muay Thai perché c'ha gomitate, ginocchiate, prese eccetera, un altro: io vado a fare la MMA perché c'ha però uno, io gli dico sempre: ma tu sei bravo a fare cosa in particolare? Esatto. Sei bravo nella lotta a terra, sei bravo nello striking? No, sono bravo in tutto. Io ho detto: sai che non esistono i ristoranti che fanno tutto bene, c'è il ristorante che fa la pizza buona, è il più buono di tutti, ma fa solo la pizza. La pizza, esatto. C'è il ristorante che fa solo cucina romana, è uno dei migliori, ma fa solo quella, capito? Esatto, perché alla fine ci vuole una vita e non basta per imparare un'arte marziale, che sia la kickboxing, che sia il pugilato, la lotta grappling o il jiu-jitsu. Pensare di andare in palestra, come si sente spesso e volentieri al giorno d'oggi, a fare MMA, ma sicuramente si può fare perché si fa tutto, però io, anche se non sono un esperto di MMA, mi sento di dire che alla fine, poi lo dico contro il mio interesse, perché a mio parere è più avvantaggiato quasi chi conosce più la lotta libera, la lotta greco-romana, il jiu-jitsu, in una cosa come l'MMA. Certo, no, però è vero, io lo dico sempre, chi ha fatto lotta olimpica è una bestia. Sull'MMA, perché comunque sono anche round più lunghi. Poi è molto, ti stanchi molto quando stai a terra. Sì, io non credo di, cioè, nonostante tutti i ricorsi che ho nel pugilato, nella kickboxing, non mi sentirei tranquillo a sostenere un match magari nell'UFC perché sono campione del mondo di kickboxing o perché sono un buon pugile, perché secondo me la lotta è imprescindibile lì. E comunque io il consiglio che mi sento di dare a chi vuole intraprendere MMA, essendo io profano comunque, è di imparare almeno una cosa bene, non presentarsi su una palestra a fare MMA. Io infatti ho dedicato proprio un video a sta cosa, ho detto perché iniziare l'MMA, come iniziare l'MMA, e ho detto proprio sta cosa: parti da una base solida, cioè costruisci un palazzo, ma le fondamenta devono essere solide. Che sei bravo a fare? Sei un bravo judoka, va benissimo. Infatti quelli bravi nell'MMA adesso sono persone che hanno comunque un background specifico in qualcosa. Esatto. Che, ai tempi c'erano i Gracie che hanno detto subito: io faccio MMA, ma loro striking praticamente non ce l'avevano, però vincevano. Con jiu-jitsu, portavano a terra. Io ho provato magari con degli amici che facevano MMA a stare a terra, è una fatica. Cioè, a un certo punto le braccia si bloccano, diventano di legno, come a loro diventano di legno se facciamo sparring. Esatto, perché è un fiato diverso. Esatto, un fiato diverso. Era proprio una forza muscolare diversa. Cioè, se loro facevano sparring con me, a un certo punto si bloccavano. Se io finivo a terra con loro, me bloccavo io. Perciò era un'incognita. E quindi l'MMA è una mescolanza di... Esatto, devi avere tutte e due, tutti e tre i fattori abbastanza rodati. Io infatti ti volevo dire, quando l'unica barlume di lotta che ho era quando io mi sono trasferito, come hai detto giustamente te, a Cuba, per imparare la boxe, perché ero carente nella kickboxing. Era quasi un'integrazione per la kickboxing, quello che poi è diventata la mia carriera. Diventavi il Petrosian della situazione. Esatto, sì, volevo diventare completo, tra virgolette. E sono andato giù, ho conosciuto subito Lavano, ho conosciuto subito Hector Binen Charon, che poi è diventato il mio allenatore. Mi ha portato in un posto che si chiama Villa Panamericana alla Havana, dove ci sono praticamente tutte le nazionali olimpiche, perché lo sport professionistico è proibito a Cuba, quindi sono tutti sport come judo, lotta, atletica, anche pugilato e taekwondo, per esempio. Quindi io ero lì, facevo pugilato 2 volte al giorno con la nazionale lì cubana, però giustamente
praticamente era tutto insieme, un conglomerato. Ogni tanto mi mettevo lì a fare lotta libera, lotta greco-romana con questi ragazzi. Ovviamente in modo quasi patetico, però mi ricordo che c'erano ragazzetti di 53-57 kg che mi prendevano e mi facevano subito rotolare. Sì, perché sviluppano a livello muscolare una ma forza. Ma anche tecnicamente mi dicevo, madonna che forza che c'è. Ho fatto, no, guarda che la forza ce l'abbiamo noi lottatori, però è un discorso molto tecnico, molto di più di quello che la gente pensa, la lotta greco-romana e anche la libera. Sì, perché devi sapere dove prenderlo, come prenderlo. Sì, tutta la catena cinetica, esatto, dicevano, il bacino è importantissimo per proiettare. Esatto, sforzare tutto. Ho conosciuto delle eccellenze pugilistiche, logicamente nel mondo dei dilettanti, perché i professionisti non ci sono là a Cuba. Perché? Perché il regime lo impedisce. Lo impediva, sì, mi ricordo. Infatti era uno dei problemi principali. Esatto. Dopo alcuni di loro, come gli appassionati sapranno, tipo vedi Gamboa, vedi Guillermo Rigondò o Erlandi Lara, sono riusciti a scappare, poi sono diventati campioni del mondo, perché gente come loro che fa 300-400 incontri da dilettante, partecipa alle Olimpiadi, poi è quasi una conseguenza, una formalità per loro diventare campioni del mondo anche nel professionismo. Però io ho imparato tanto lì, ho imparato, ho fatto sparring con gente forte, perché la Havana giravano le nazionali russe, Kazakistan, anche Sì, perché poi effettivamente la box cubana è quella russa, kazaka, eccetera. Eh sì, perché sono in associazione anche per il regime politico, immagino. Sì, e quindi fanno che... questi scambi culturali, venivano giù, insomma, il venerdì io c'ho sempre la paura perché devo fare sparring con queste persone. Mi ricordo che montavo un quattro ring con le corde lì alla Villa Panamericana, perché saranno tanti, se no devono farli contemporaneamente, se no non si finiva più. Toccava segnarsi e pesarsi e poi ti assegnavano il rivale. Insomma, una volta si arrabbiò anche Hector Vinente, il campione olimpico, perché mi ha visto, vedeva sempre questa faccia spaventata, diceva, ma perché? Scaldati, fagli vedere quell'altro un attimo. Io ero lì da solo a Cuba a 18 anni, vedevo tutti queste facce brutti ceffi. Spesso e volentieri finivo anche per KO lo sparring, sia cioè, mio... pensa che sparring quindi, era il KO. Sì, perché lì nel senso è successo una volta, mi ricorderò sempre, quel ragazzo Ray Resio, che poi purtroppo ha tentato di scappare da Cuba, è stato preso e quando diserti, loro chiamano diserzione, ti buttano fuori dalla selezione olimpica anche se sei super campione. Il più forte di tutti, a prescindere. Sì. Lui è stato buttato fuori, aveva 17 anni, ma era fortissimo, tant'è che era campione del mondo youth, dei giovani. È tornato il russo con cui aveva vinto per poco il mondiale youth. Si sono dati, io ero lì presente, mi ricordo che si sono dati, cioè volevano fare il quarto round addirittura, perché erano troppo tutti appassionati da questo incontro focoso. Quindi ho i ricordi bellissimi di questo paese. Beh, a livello pugilistico come scuola è veramente il non plus ultra. Tu perciò hai fatto tutta questa, chiamiamola formazione, perché questa è una formazione sì, vera e propria. Esattamente. Poi hai deciso di combattere in Messico, perciò hai fatto tutti i tuoi match in Messico e poi sei tornato in Italia. Che cosa ti ha spinto a tornare in Italia? Ma sono tornato essendo che poi l'Italia sei meglio di me, che dal punto di vista pugilistico fatica, no? Sì, purtroppo a parte in quest'ultimo periodo in cui la famiglia Kerchi è riuscita a stringere questo importante accordo con DAZN, il pugilato non era molto seguito neanche mediaticamente. Ora, a parte il fatto che qui dicono tutti la prima cosa che dice la gente è il calcio, va bene, questo è vero, però DAZN stessa anche il calcio, DAZN anche il calcio, che poi c'è una cosa da dire su DAZN che molte persone non hanno ancora capito. Molti pensano che DAZN sia un canale televisivo, ma non hanno capito niente. È una televisione streaming, è un servizio streaming, è un'app, ragazzi. Cioè, tanti dicono, ma che canale è? Non è un canale, te lo puoi vedere sullo smartphone, te lo vedi sull'iPad, te lo vedi sul computer o te lo vedi sulla televisione dotata di app. Esatto. Non c'è un canale, attenzione, perché tanti veramente dormono in piedi, no? Sì, è come Netflix, praticamente il Netflix dello sport adesso. Ma anche, per farglielo capire ancora meglio, lo YouTube, perché poi tu puoi scegliere quello che vedere e quando vederlo. Sì, perché rimane anche registrato. Sì, rimane una settimana, esatto, una settimana rimane, ci mette un po' di tempo tra la diretta eccetera, ma la diretta che fa DAZN è l'equivalente della diretta che fa YouTube. Sì. Poi dopo viene elaborata e la vedete con un po' di tempo di ritardo, no? Perché volevo approfittare di questa occasione perché la gente capisce che cos'è DAZN, perché dici, oh, tu l'hai visto Ricucci?
Puccini su DAZN. Ah, che canale è? 150 Hz terrestre? No, non lo trovi. Giustamente, molti non sanno, però comunque adesso si sta diffondendo tantissimo. Ci sono anche tanti pugili che hanno avuto dei contratti ottimi, che vedi Canelo Alvarez, vedi... Sì, ho visto pure Golovkin. Golovkin, non hanno messo sotto contratto tanti perché stanno investendo in questo sport e in tanti altri sport, magari anche minori, tipo ci sono anche le freccette, il biliardo. Sì, cioè... sì, ma a livello di produzione pugilistica, gli eventi di DAZN sono i migliori. Sono i migliori insieme io ho visto, esatto, ho visto pure quello che c'è stato su a Milano, Coscardina, il vostro. Sì. Sono stati eventi comunque di qualità, di alta qualità. Con tutta una serie di servizi, con una copertura che è quella poi di DAZN, perciò in HD. Poi ovviamente sono servizi che vanno ad affinarsi, come tutti certo. quanti. Io pure anche Netflix quando l'ho fatta all'inizio non era in 4K, ma è in 4K HDR. Cioè, si svilupperà, però comunque esatto. vedo che c'è una buona risposta da parte delle persone, da parte degli sportivi. E poi finalmente possiamo vedere dei match senza dove sta a esatto. correre sui streaming sì. pirata. Cioè la esatto. gente, hai trovato qualche streaming pirata per vedere il match di Alvarez? No, sta riprendendo il pugilato, quindi io ho deciso di ritornare qua ed è stato un successo alla fine. Ora parte il risultato, che ovviamente era la cosa più importante per me, però mi ha dato una visibilità, mi ha dato l'opportunità di tornare a combattere non solo a casa mia ma vicinissimo proprio da dove vivo, a Firenze, e quindi posso solo ringraziare tutte le persone che mi hanno aiutato a realizzare ciò. Ma senti, giusto profitto, perché poi tu sei un personaggio curioso, nel senso che piace fare le domande. Tu sei, hai fatto kickboxing a livelli top perché hai vinto il mondiale. Poi nella kickboxing, a dire la verità, io sono stato 4 volte campione del mondo. Mm-hmm. Ho vinto le varie specialità. Ovviamente gli esperti diranno sì, te sei 4 volte campione del mondo, però in realtà lo sei solo 2 volte, perché i titoli che contano veramente sono della WACO Pro, della Federazione Italiana Kickboxing, perché è riconosciuta dal CONI. Io ho vinto il primo titolo, in realtà l'ho vinto di full contact nella WACO. Poi ho vinto quello di kickboxing, di low kick, quella che i tecnici chiamano low kick. Dopo ho vinto anche in altre federazioni, però effettivamente i titoli importanti. Tant'è che il mio primo assalto al mondiale nella WACO di low kick l'ho persi con un francese. C'era anche Rai Sport, pensa, in diretta. È una cosa di kickboxing, è una cosa sì, grossa. Sì, è una cosa grossa. E in più tu sei pure studente. Io adesso sono venuto appunto perché qui a Roma. Tanti dicono, ma i pugili sono stupidi, no? Che allora, fanno niente, sono tutti delle invece oggi... noi dimostriamo sempre il contrario, perché io tutti i pugili che intervisto sono tutte brave persone, tutta gente che lavora e tutta gente che si dà da fa, e non sono sbruffoni, aggiungo, no? Perché tanti ah, ma quello siccome è campione sì, è sbruffone, va in giro, mena, sì, fa sì. Invece no, non è no, così io posso lui è un ragazzo precisissimo. Tra l'altro tu studi ingegneria elettronica. Io adesso mi laureerò, perché oggi ho superato l'esame, il mio ultimo esame della specialistica, quindi a giugno, in data da definire, discuterò la tesi, diventerò ingegnere magistrale. Quello, insomma, i 5 anni per farla breve. Sono orgogliosissimo di questa cosa. Cioè, campione di pugilato e anche ingegnere, sì. Che non è poca cosa. Sì, no, è stato un sacrificio quasi, immagino. O forse anche peggio per certi versi, quello di diventare campione nella box o nella kickboxing. Che poi farli sposare insieme, immagino quanto sia stato complicato. Guardi, i periodi peggiori che ricordo sono quelli in cui dovevo studiare e raggiungere il peso. Perché comunque studiare, chi studia mi potrà capire sta perfettamente. Seduto. Stai seduto, comunque devi mangiare degli zuccheri anche per il cervello, eccetera. Se devi fare il peso, i zuccheri non li puoi mangiare, non puoi no, mangiare ma poi carboidrati. C'hai la testa sullo studio e poi devi avere la testa sul match. Sul match, allora eh, dici, mi imparo delle formule matematiche, poi dopo devo andare lì, c'è sta uno e mi dai cazzotti in sì, testa e me ne scordo. No, cioè, tipo, ogni pugno esce una formula. Ogni pugno ti perdi una formula. Manca di tasselli quando vai a scrivere l'esame. Beh, potrebbe essere una giustificazione all'esame, guardi. No, io ho studiato, però mi hanno riempito dei pugni in incontro e mi sono perso un po' di formule per strada. Ah, potrebbe, sì, potrebbe funzionare. Ora sta adesso, cosa. Ma peccato che ho finito, perché altrimenti ci sarebbe da lavorare su sta cosa. Che delle volte è stato veramente improponibile arrivare all'esame con una molle di studi che comunque ingegneria tutti sanno, anche chi non l'ha frequentata, che è difficilissima. No, gli esami vabbè, immagino. Sono stati veramente da impazzire per farli collimare con questa mia professione. Quindi adesso per me è un momento felicissimo della mia vita. Sono riuscito a realizzare. Hai realizzato uno e l'altro. E l'altro, sì, ora il pugilato spero che di andare avanti.
davanti di avere un'opportunità anche per il titolo assoluto, non il silver. Però comunque c'è anche così, sinceramente io quando ero bambino il mio sogno era diventare campione del mondo, della Waco, di low kick, di kickboxing. Poi dopo l'ho raggiunto, ero ancora molto giovane, a 21-22 anni avevo, allora ho detto proviamo, perché no, anche questo discorso della box. Mai mi sarei immaginato di arrivare fino a questo punto. E non hai ancora detto niente, che essendo tu giovane e avendo fatto già diverse... magari le MMA, no? Magari. Ma chissà, mai dire mai, ho imparato che nella vita mai dire mai. Visto che ormai tirano, no? Sì, è vero. Uno potrebbe provare, però sai, il pugilato secondo me rimane ancora oggi lo sport, per me, questa è la mia opinione, migliore. Secondo me sì. Perché se guardi i campioni a livello mondiale come sono riconosciuti, per me oggi il pugilato rimane ancora sul piedistallo, la nobile arte da combattimento, esatto. Ripeto, sempre non per tirare acqua al nostro mulino, perché poi è così, però l'unico che coinvolge così tanto e che in passato ha coinvolto, perché tanti dicono: ah, ma sai, McGregor ha fatto la differenza. No, ma no. Di che stiamo a parlare, ragazzi? No, cioè, no, McGregor ha fatto la differenza nelle MMA, quando le MMA non si filava nessuno. No, però quando McGregor, giustamente, che era un chicco, è andato già sotto Mayweather, sì, si è vista la differenza. Ma sicuramente. Ma quello che ha fatto un Tyson negli anni 80, quello che ha fatto Holyfield successivamente, e oggi quello che succede comunque con i vari Golovkin, Canelo, sì, ma senza nulla toglie al top, che oggi noi abbiamo Lomachenko, grandissimo campione, che effettivamente sta rivoluzionando il pugilato. Esattamente, perciò. Io penso che ho conosciuto anche Orlando Salido in Messico, ha fatto il suo avversario, quello che l'ha battuto nel secondo match, perché hanno, secondo me, questa è un'opinione personale, hanno fatto un po' un errore a mandarlo tra virgolette allo sbaraglio subito al secondo match per un mondiale, perché comunque professionista è una cosa, dilettante sì, un'altra. È vero, che aveva più di 300 incontri, poi aveva fatto comunque tutta la parte WBA. Sì, World Boxing Series, che non era la stessa cosa, cioè World Boxing Series è vero che si è scontrato con gente del calibro Valentino, eccetera. Sì, però sono comunque 5 round, esatto. Non 12. E mi ha detto Salido: guarda, io mi ha fatto, ma come hai fatto a vincere quello Lomachenko? Lui mi ha detto: guarda, io sinceramente non te lo so dire. Non te lo so dire. Ho tirato a istinto, perché ha detto: è talmente imprevedibile Lomachenko, talmente estroso, che non riesci a schematizzare. Io non riesco a immaginare come sia trovarselo davanti. Però vedendo gli incontri, io un incontro suo che mi ha colpito tantissimo è stato per esempio quello con Gary Russell Jr., dove ho capito che sarebbe diventato non solo campione, ma anche proprio una leggenda. Sì, ormai diventano, gli ultimi sono stati noiosi, si può dire. Quasi noiosi, sì. Quasi perché... noiosi, perché già erano scritti, tra virgolette. Sì. Cioè, io infatti quello che ho detto è: l'incontro è pugilato, a un certo punto può essere divertente se dici questo è straforte, a un certo punto poi diventa noioso. Esatto. Ed era un po' come con Tyson all'inizio, che diceva uomo buttava giù subito, capito? Sì. Non c'aveva grande senso. Vabbè, ragazzi, io per scuola e botte vi ho portato un altro campione, cioè, perché noi non è che stiamo a perdere tempo con i Krav Maghi che ci dicono eccetera eccetera. Io porto solo persone concrete, e ovviamente Alessandro, ci siamo conosciuti attraverso il mio ultimo video, no? Sì, sì. Ci siamo contattati, ci siamo sentiti, lui mi ha detto: ora io vengo a Roma. Io ho detto: ma scusa, ma se vieni a Roma, ma facciamo un video insieme? A me fa sempre piacere conoscere le persone del pugilato. Poi nel caso tuo t'avevo lodato per il tuo match, per il match contro, esatto, il messicano, che non c'entrava nulla, era un video su Fabio Turchi, però ho detto, sì, siccome quella serata mi aveva colpito in particolare la sua performance, ho detto ci siamo visti e abbiamo, diciamo, dato questo contributo a voi che state lì col culo poggiato sulla poltrona per farvi capire che con un po' di impegno, che con un po' di volontà, lui è riuscito a conciliare sia lo studio che ovviamente dei titoli. Perciò, ragazzi, non mi venite a dire: ma io studio, sono diventato ingegnere. Pure lui è diventato ingegnere, però è pure diventato campione del mondo WBC Silver. Cioè, capiamo, e ci ha avuto pure la forza di andare a paesi pure lontani a studiare, lontano, a imparare, ma già in Messico, Cuba, eccetera. Cioè, non è che si è fatto, non è che è andato alla Dispoli e è tornato, capito? E nulla, se tu vuoi dire qualcosa a loro, perché niente, spesso voglio... sono degli scureggioni. No, voglio ringraziare innanzitutto Cicalone, che mi ha dato questa opportunità, e anche per avermi elogiato per l'incontro. Voglio lasciarvi con un messaggio, un incoraggiamento: se avete un sogno, perseguitelo e non abbattetevi alla prima difficoltà, perché al tempo d'oggi, secondo me, la cosa più grave è abbattersi appena c'è da scavalcare un ostacolo. Esatto, tanti subito, ma io già faccio sta cosa, è una cazzata, perché pure io
io lavoro e poi vengo qua a fare i video, esatto. E mi vado poi a allenare. Cioè, tutti quanti dobbiamo fare dei sacrifici, più ne fai meglio fai. Esatto. Produrre, creare è la cosa più difficile, come nel caso suo proprio, è la dimostrazione che lui faceva due cose opposte e le ha portate tutte e due a termine. Sì. Ragazzi, un saluto, ciao! Scuola di batte, siamo di scuola.